tutti, e, insomma, sono molto contento di essere stato parte di questo progetto perché ha dato un sacco di informazioni interessanti. Io quindi vi parlo in particolare di questo aspetto legato all'agricoltura conservativa, in particolare al confronto con l'arato di due tecniche, una più risparmia, diciamo così, che semina sul sodo, invece una più intermedia della, della minima lavorazione. Quali sono i cardini dell'agricoltura conservativa? I cardini dell'agricoltura conservativa sono questi tre che voi vedete riportati lì in alto, quindi disturbare al minimo il suolo, tenere una copertura permanente del suolo e la diversificazione culturale. Questo è un aspetto, sono tre aspetti molto interessanti che quando poi però noi cerchiamo di declinare l'ambiente risicolo diventa un pochettino più complicato, e in questo progetto in particolare noi abbiamo affrontato soprattutto il discorso legato alla lavorazione, perché in ambiente risicolo l'interazione con gli altri aspetti insomma presenta dei problemi, per cui ci siamo focalizzati più sul primo aspetto. Vantaggi e svantaggi. Beh, tra i vantaggi di un'agricoltura conservativa abbiamo senz'altro il discorso della riduzione dei costi culturali, risparmiamo combustibile, risparmiamo manodopera. Il discorso del risparmio di manodopera può essere visto anche non solo in termini economici, può essere anche un vantaggio a livello di organizzazione aziendale. Ci aspettiamo un miglioramento della fertilità del terreno ed eventualmente un incremento nella sostanza organica, soprattutto negli strati superficiali, il controllo dell'erosione e la riduzione di CO2. Questi però sono cardini generali riferiti all'idea stessa di agricoltura conservativa. Vedremo poi che i risultati che noi abbiamo ottenuto, che in ambito risicolo abbiamo delle differenze, perché la presenza dell'acqua chiaramente altera abbastanza il sistema e quindi ci porta delle conclusioni che vedremo saranno un po' diversificate rispetto a questi, a questo che abbiamo detto. Dal punto di vista degli svantaggi, c'è un rischio di perdita di produzione, è necessario un rinnovo del parco macchine, perché per esempio, l'esempio più banale è che sul sodo la stessa seminatrice non può essere utilizzata, occorre modificare la seminatrice, servono organi lavoranti diversi, non possiamo usare macchine collegate alla presa di potenza. Abbiamo una problematica legata alla gestione dei residui culturali, abbiamo bisogno di mantenere in buone condizioni gli appezzamenti e soprattutto nella semina su sodo, non potendo più intervenire con le macchine. Ogni danno che facciamo con la trebbia alla raccolta o passando col trattore, se non siamo sempre attenti, sono danni che poi sono difficili da mantenere, cioè da risolvere. E poi soprattutto è una tecnica dove noi ci stiamo togliendo una potenzialità di input. Quindi cosa significa? Che dobbiamo interagire di più con un sistema, quindi è necessaria conoscenza, molto più conoscenza e informazione, perché abbiamo uno strumento in meno. Nell'ambito di questa presentazione, che è l'ambito del progetto RISPE, sostanzialmente quindi abbiamo analizzato questi tre aspetti, che sono il discorso dell'effetto della lavorazione, quindi il confronto convenzionale minima sodo, l'effetto della concimazione in interazione con queste pratiche e poi alcuni aspetti legati più direttamente al suolo. Allora, questo è lo schema sperimentale presente presso l'azienda Zerli, che ospita ormai da parecchi anni questa sperimentazione e ci ha permesso appunto di avere dei dati di lungo periodo. Allora, questi nell'ambito del progetto RISTEC ci riferiamo al 18-19, però erano presenti già degli anni prima. La sperimentazione è partita nel 12, tra il 12 e il 13 ci sono state alcune variazioni, dal 14 cominciamo ad avere dei risultati insomma, che possono essere più confrontati in un pacchetto unico con una prova di lungo periodo, che evidentemente ci dà anche delle informazioni molto interessanti. Allora, le tecniche sono queste, quindi la minima lavorazione fatta con un coltivatore che ha delle ancorette davanti e dei dischi dietro, che quindi permette insomma, smuovere il suolo a una profondità che, ricordiamo, non deve essere superiore ai 15 cm, e invece nella tecnica sul sodo chiaramente si passa solo con la seminatrice, che evidentemente deve essere una seminatrice adattata al appunto alla semina
quanto riguarda le fertilizzazioni, come vedete c'è stata un po' una variazione nell'ambito dei vari anni, qui non sto a entrare nel dettaglio, comunque eravamo su un 140-170 nella prima fase fino al 16, poi 18-19 si è andati su 120-160, oltre il controllo non fertilizzato. Come vedete l'intervento in prima fase l'ho indicato come somma dei due, perché in prima fase su sodo chiaramente non si metteva il fertilizzante alla semina, nella seconda fase questo è stato un po' pareggiato su tutti i trattamenti, quindi su questo c'è stata una qualche variazione, ma che poi vedremo un po' di più. Allora, passiamo ad analizzare i risultati. Allora, la prima informazione che ci è chiara è che dal punto di vista produttivo il sodo produce meno degli altri due trattamenti, quindi noi abbiamo una perdita produttiva, cioè abbiamo una riduzione di produzione che sta mediamente intorno al 15%, mentre invece questa riduzione di fatto non la si vede sul minimo utile, cioè sulla minima lavorazione. Però oltre ad avere questo discorso legato ai risultati produttivi c'è anche una variabilità interannuale. Se noi andiamo a guardare questi dati riportati da questa, sulla destra della diapositiva, qui riporta sostanzialmente le differenze rispetto all'aratura che è stato preso come il riferimento. Quindi quello che vediamo è che sulla minima lavorazione abbiamo meno variabilità, tendenzialmente abbiamo qualche produzione che sembra inferiore, che però la statistica ci dice che non sono differenze significative, mentre invece vediamo sul suolo chiaramente che abbiamo una progressiva riduzione, cioè l'ammanco cresce nel tempo per poi più o meno stabilizzarsi, ma vediamo anche con una variabilità, cioè abbiamo una maggiore dipendenza, se vogliamo, rispetto all'andamento annuale, proprio per quello che vi dicevo, cioè abbiamo un po' meno strumenti per intervenire e per correggere. Da dove arriva questa riduzione produttiva? Perché l'obiettivo è, visto che il sodo ha comunque dei vantaggi dal punto di vista proprio organizzativo, economico, eccetera, e anche ambientale, cerchiamo di capire se possiamo risolvere i problemi che generano questo. Allora, come vedete, sulla sinistra abbiamo l'investimento iniziale, che vedremo essere di fatto l'elemento principale che condiziona i livelli produttivi poi che noi siamo in grado di raggiungere, o almeno uno degli aspetti molto molto importanti. Come vediamo qui, infatti, noi abbiamo sostanzialmente il sodo che è sempre in una situazione penalizzata rispetto soprattutto all'arato che usiamo come confronto. C'è anche una leggera riduzione talvolta legata alla minima lavorazione. Quindi abbiamo un investimento iniziale poco penalizzato sulla minima, molto penalizzato sul sodo. Quando poi andiamo a vedere dopo la fase di accestimento il livello di investimento finale, allora cosa vediamo? Vediamo che c'è comunque un certo recupero che è quantificabile se noi facciamo uno il livello, cioè prendiamo come riferimento l'indice di accestimento della aratura e confrontiamo quello degli altri due. Vediamo che, essendo colture più rade, accestiscono di più. Questo maggiore accestimento è maggiore del 22% del 22% sul sodo e dell'8% sulla minima rispetto all'aratura. Cosa capita? Capita che la minima di fatto arriva alla stessa densità dell'arato, mentre invece il sodo non ce la fa, comunque continua ad avere una densità finale che nella maggior parte degli anni continua a essere inferiore rispetto a quello che noi misuriamo sulla aratura. Quindi il primo aspetto è accestimento sì, ma non sufficiente. Dal punto di vista poi degli altri parametri della produzione, qui vediamo sia il discorso legato alle spighette che l'aspetto legato ai mille semi.
Anche in questo caso la pianta porta ad avere una risposta. Quindi più rada, con l'accestimento non ce l'ha fatta, quindi ancora produrrà più spighette per pannocchia e in realtà avrà anche un peso di 1000 semi superiore. Tutto questo, come vedete, molto evidenziato sul sodo, in alcuni casi evidenziabile anche sulla minima, ma molto di meno. Però alla fine cosa ci troviamo? Ci troviamo in questa situazione. Quindi se noi guardiamo come si struttura la pianta, qui scusate non l'ho detto prima, stiamo parlando della varietà Sole CL, che cosa succede sostanzialmente? Ci troviamo che quello che vi ho detto prima, una risposta in termini di accestimento, una risposta poi in termini di struttura della pannocchia e delle spighette, tra l'altro anche una minore sterilità, che questo è un pochettino inatteso, nel senso che avendo delle pannocchie più grandi, di fatto forse ci si potrebbe aspettare una maggiore sterilità, cosa che non abbiamo visto nei nostri dati. Alla fine però il risultato non è sufficiente, il sodo continua ad avere delle produzioni che sono minori rispetto agli altri trattamenti. Se andiamo a vedere l'influenza, questi indici sono degli indici che sono da vedere in termini relativi. Non sto a raccontarvi come li ho calcolati, ma sono sostanzialmente il peso di quella variabile nel determinare il valore finale di produzione. Vedete chiaramente che l'investimento iniziale pesa per noi 2, l'accestimento pesa per 0,7, il peso di 1000 semi 0,5, il maggior numero di spighette e la sterilità per 0,2. Quindi in tutto questo vediamo che il peso maggiore che va a determinare quella riduzione produttiva è comunque molto a carico dell'investimento iniziale. Possiamo fare qualche cosa con la fertilizzazione? Allora, se andiamo a vedere i risultati legati ai 3 livelli di azoto che sono stati applicati, sostanzialmente la sperimentazione, pure con tutti questi anni a disposizione, ci dà un'indicazione dove l'interazione trattamento per anno non è significativo. Cosa vuol dire che non è significativa l'interazione? Vuol dire che chiaramente c'è una risposta della coltura ai crescenti livelli di fertilizzazione, per cui noi ci troviamo anche qui con la sua variabilità interannuale. Il non fertilizzato, il fertilizzato a 120 e 160, con differenze non significative tra l'altro sui livelli maggiori, quindi sostanzialmente il 120 e il 160 producono lo stesso livello, ma con questi valori di incremento che possono essere considerati pari su tutti i trattamenti. Quindi se il sodo parte svantaggiato, non è che attraverso la fertilizzazione riesce a recuperare rispetto alla stessa coltura arata fertilizzata allo stesso modo. Quindi c'è l'incremento, ma non da compensare per la differenza produttiva. Se andiamo a vedere il peso dei 1000 semi, che invece è una variabile che risponde in termini di interazione, quindi c'è un minimo di compensazione di nuovo rispetto alla fertilizzazione, vedete comunque che ordinando i valori dal più alto al più basso, comunque quello che viene maggiormente evidenziato, lasciamo perdere i controlli non fertilizzati perché agronomicamente hanno un significato solo di confronto, non ci danno informazioni necessarie, se noi vediamo i fertilizzati, vediamo che comunque continuiamo ad avere i sodi, la minima e la aratura ordinati in quest'ordine. Quindi cosa significa? Che di nuovo è maggiormente la tecnica di fertilizzazione che definisce i valori, seppur in un'interazione rispetto alla fertilizzazione. Interessante è questo ultimo aspetto, nel senso che qui quello che vedete sono i valori di concentrazione di azoto all'interno del rizone, cioè del rizone, per di nuovo i vari trattamenti. Allora, che cosa ci si poteva aspettare? Se noi fossimo in una situazione in cui abbiamo una pianta che cresce di meno perché è in un suolo, diciamo, inospitale derivante dal fatto di essere probabilmente più compatto, eccetera, come vedremo dopo,
Se la pianta cresce di meno, ha le stesse capacità di utilizzazione del fertilizzante, noi quello che vorremmo vedere è che questa pianta è in grado di accumulare più azoto, no? Perché a parità di azoto accumulato lo diluisce di meno in una biomassa inferiore. E invece non è quello che capita. Se voi vedete di nuovo, la situazione è che l'aratura ha le concentrazioni più elevate, la minima ha una concentrazione intermedia, il sodo ha le concentrazioni più basse, e sto parlando dei fertilizzati. Quindi questo cosa ci mette come punto interrogativo? Il fatto che ci sia un problema legato alla capacità o di assorbimento o di utilizzazione di fatto dell'azoto presente e disponibile agli stessi livelli di fertilizzazione. E questa è la ragione per cui dopo sentiremo la presentazione del professor Sacchi, che ha proprio approfondito questi aspetti legati appunto al discorso apparati radicali. Dal mio punto di vista, quello che aggiungo sono solo due aspetti. Uno è legato al discorso di accumulo della sostanza organica. Allora, il gruppo dei chimici agrari ha fatto vari approfondimenti su questo aspetto. L'elemento che però da un punto di vista statistico appare più evidente è quello della diversa distribuzione della sostanza organica fra i due orizzonti. Quindi non è che ci sia proprio sostanzialmente una differenza, e stiamo parlando dei primi 30 cm nella ripartizione 0,15-15-30, cioè l'arato e invece le due parti della minima. Quello che sostanzialmente appunto è più variato è il fatto che noi ci troviamo in una situazione dove nella minima abbiamo un maggior accumulo di sostanza organica superficiale, perché la stessa biomassa viene diluita con le lavorazioni in uno strato di minore spessore, e questo può favorire tutti gli aspetti di miglioramento anche di caratteristiche chimico-fisiche di quello strato. L'ultimo aspetto interessante è quello legato alla densità. Allora, siamo andati nel 2018 a misurare la densità delle varie parcelle sottoposte alle diverse tecniche di lavorazione. Come vedete, avete lo strato profondo che di per sé non manifesta grosse differenze. Tenete conto che questo è arato, quindi è giusto che l'arato sia... scusate, questo è il sodo, quindi questo di fatto è un valore che è un pochettino maggiore, però vedete che stanno nello stesso intervallo di confidenza, quindi la parte inferiore non manifesta importanti differenze. Quello che è molto interessante sono le differenze che noi troviamo nel primo strato, nello 0,15, perché nello 0,15 noi vediamo che effettivamente c'è un grosso incremento di densità apparente, che significa compattamento del suolo. E questo torna a quello che ho detto all'inizio, cioè in risicoltura il problema che noi abbiamo da questo punto di vista è il fatto che abbiamo l'acqua, che è un forte destrutturante. E in quanto destrutturante, cosa implica? Che ogni stagione, questi rilievi sono stati fatti ad ottobre, quindi alla fine della stagione colturale, che soprattutto in quel suolo porta alla demolizione della struttura e quindi un progressivo incremento di densità negli anni. E anche su questo sentiremo gli effetti legati poi al discorso radici. Chiudo con le conclusioni dicendo che la minima ci dà degli ottimi risultati, siamo molto contenti, lo stesso agricoltore dopo aver preso il finanziamento per il primo periodo di programmazione poi ha continuato ad utilizzare questa tecnica sugli altri suoli aziendali, quindi evidentemente è soddisfatto della tecnica. Sul sodo ci sono dei problemi, obiettivamente, è vero che può essere fatta una valutazione complessiva tenendo conto anche di tutti gli altri aspetti, quindi riduzione di costi, riduzione di altri aspetti, però va fatta una valutazione complessiva. I problemi principali abbiamo visto essere quelli legati all'investimento iniziale, al compattamento e all'assorbimento di nutrienti, e ci poniamo come domanda quella di dire le differenze varietali o comunque le caratteristiche poi delle piante.
piante sono in grado di aiutarci da questo punto di vista. Ringrazio tutti per l'attenzione.